Patriotta e benvenuti a questa nuova puntata di Capitanata in Sport Magazine, puntata che ovviamente comincia con le doverose condoglianze alla famiglia Astori per questo grave lutto che ha colpito tutti noi sportivi. Prima che un calciatore, uno sportivo, era sicuramente un ragazzo di 31 anni e questa perdita fa davvero male a tutti. Bene, entriamo nel vivo della trasmissione del TG Sportivo, parlando come sempre di pallavolo femminile. Serie B1, girone D, la di Lillo Libera Virtus Cerignola vince contro Vollero CD Pazzi Roma per 3-7-2. Davvero una partita molto convulsa che le ragazze cerignolane riescono a farla propria solo al tie-break, vincendo per 15-13. Risultato inverso per la BCC SGR Volley Manfredonia, che perde in trasferta contro Cuore di Mamma Cutrofiano appunto per 3-7-2. In classifica le ragazze cerignolane allenate da Salvatore Albanese sono a 22 punti, più in giù, sempre penultima, la BCC SGR Volley Manfredonia a 16 punti. Scendendo di categoria in Serie B2, Girone I, la Pallavolo Cerignola vince contro Prime Luci Gioive Castelvetrano per 3-7-2, anche questa una partita molto sofferta. Comunque, complimenti alle Pantere Fucsia che sono sempre seconde a 39 punti, ad un solo punto dalla capolista. Davvero un campionato fenomenale. Sempre pallavolo femminile, Serie D, Girone A, l'Olimpia Ortanova, che vedete appunto in sottofondo, scorrere le immagini, vince contro Prima Donna Volley Bari per 3-7-0. Complimenti ad Antonio Massa e alle sue ragazze. Pianeta Sport Bitetto purtroppo batte SVG Energia Volley Lucera per 3-7-0. Il progetto BAT perde in casa contro Foggia Volley, un campionato anche questo fantastico, poi casomai diciamo due parole in più più tardi, e l'ultimo risultato di giornata è appunto la sconfitta della Farmacia Fares Lucera in trasferta contro le ragazze della Palo Sport Club Volley per 3-7-2. In classifica appunto troviamo al terzo posto le ragazze di Valeria Di Mauro, la Foggia Volley, a 40 punti. Vogliamo sottolineare che queste ragazze, davvero molto giovani, delle terribili ragazze, erano partite per salvarsi e invece si trovano lì in piena lotta playoff e davvero speriamo in un risultato che non vogliamo dire per scaramanzia. Un po' più giù troviamo la SVG Energia Lucera, allenata da Danilo Barbaro e Fausto Baccari, a 26 punti. Più in giù le cugine lucerine della Farmacia Fares Lucera a 22 punti. Penultime le ragazze ortesi di Antonio Massa a 15 punti, ma importante appunto questa vittoria che ha smosso un po' la classifica. Per quanto concerne la pallavolo maschile, in Serie C l'Enrico Tecnomaster Beats Cerignola, sempre capolista, riposava, mentre la DS Group Lucera vinceva contro Just British Volley Bitonto per 3-7-0, e l'Unipolsai Lucera emulava i cugini vincendo contro Sintec Volley Cassano per 3-7-0. Ringraziamo davvero tanto l'amico Raffaele per averci inviato queste stupende immagini. Parliamo ora di pallacanestro maschile con la Coppa Italia. Beh, purtroppo si interrompe il sogno dei sanseveresi che perdono contro Paffoni Fulgar Omegna per 54 a 52. Peccato per il parziale del terzo quarto, appunto 21-14, che ha influito negativamente sulla partita. Nel quarto hanno provato una rimonta che è davvero andata vicina. Comunque, complimenti ai neri per questa stagione, comunque molto molto positiva. Li aspettiamo sicuramente ai playoff.
In Serie C Silver, girone A, purtroppo due sconfitte per le nostre formazioni, con la Silac Manfredonia che perde in casa contro Pallacanestro Lupa Lecce per 79-84, e la Sunshine Vieste che perde in casa contro Pastalure Altamura per 66-63, partita molto molto particolare. Leggerete il commento nei prossimi giorni sulla nostra pagina Facebook Capitanate Sport. Ovviamente seguitela, mettete un mi piace e continuate a seguirci. Per quanto riguarda la classifica, i ragazzi del Viestani sono decimi a 20 punti. Purtroppo terz'ultima la Silac Manfredonia a quota 14 punti. In Serie D partivano oggi i playoff di playout con le due nostre formazioni impegnate appunto nella prima giornata di questa pool che ci vede protagonisti, con la Dynamo Foggia che nei playoff, appunto nel pool playoff, batte la Peugeot Tartarelli Monopoli per 86-77. Partita bellissima, come potete ammirare dalle immagini in sottofondo, e c'è da fare un plauso davvero ai ragazzi della nuova guardia, gli Ultras Foggiani, e a tutto lo stadio. È stata davvero una bolgia con davvero tanto calore. Nella pool playout, il CUS Foggia Basket e Corsaro contro Basket Calimera, appunto imponendosi in trasferta per 71-60. Cogliamo l'occasione per fare i complimenti all'allenatore e a tutti i ragazzi, in primis appunto all'allenatore Danilo Amacchia. In promozione girone A, rapida carrellata di risultati: Sveva Lucera batte Virtus Foggia per 65-37, Frassati Basket perde in casa contro la nuova cestistica Ruva per 80-64, giocava Nike Terlizzi Basket Lucera. Purtroppo non siamo in grado di darvi risultato, in quanto questa puntata di Capitanate Sport Magazine l'abbiamo dovuta registrare un po' prima. Ora cambiamo sport, parliamo di rugby maschile. Oggi c'era appunto la partita degli under impegnati nei playoff contro Trepuzzi. Beh, che dire, questi ragazzi non smettono di stupirci, hanno vinto davvero alle ultime battute in trasferta 17-15. Complimenti ragazzi, speriamo davvero che domenica a Foggia contro Santeramo Bari riusciamo a portare a casa un'altra importantissima vittoria, ed incrociamo le dita per qualcosa davvero di importante. Ne approfondiremo presto sul vostro cammino. Cambiamo ancora sport, pallamano. Serie A2, Freetime Manfredonia batte al Palace Caloria esprando fondi per 35-20. I ragazzi Sipontini volano al secondo posto a 11 punti in concomitanza con Putignano. Come avete potuto vedere dalle immagini, appunto estrapolate dalla loro pagina Facebook, ammiriamo la battuta di un calcio di rigore magistrale. Adesso parliamo di atletica e vogliamo parlare di atletica, ma diciamo dei campionati di italiani master di cross tenutisi a Lucca, dove il sanseverese Pino Miglietti porta a casa un grande risultato di squadra con appunto la sua squadra a cui è tesserato l'ASD Noci. E ricordiamo che appunto la sua squadra è prima in tutto il centro e sud Italia. Abbiamo voluto fortemente riportare questa notizia perché Pino è un esempio per tutti i ragazzi, la dedizione cui davvero si dedica al suo sport, gli allenamenti, davvero dobbiamo fargli un grande piacere.
applauso e complimenti per tutti i risultati che ha sempre ottenuto in carriera. Prima di congedarci, vogliamo sottolineare un'altra vittoria di un altro vecchietto. La notizia non è freschissima, però la vogliamo davvero sottolineare. Appunto, l'oro conquistato dall'amico Davide Colella, oro nel salto nell'asta ai campionati italiani indoor di atletica tenutisi ad Ancona lo scorso weekend. Ricordiamo la categoria 40-44 anni. Complimenti Davide, sei davvero tutti noi. Ultimo servizio di giornata riguarda la scherma. Appunto a San Severo vi era la decima edizione del torneo Kinder Under 14 di Sciabola. Oltre 400 atleti, ragazzini, futuri campioni si sono sfidati al colpi di Sciabola. E vogliamo appunto riproporre l'intervista integrale di Michele Pistillo al presidente regionale della Federazione Italiana Scherma della Regione Puglia, l'avvocato Matteo Starace. Bene, godetevi questa chicca estrapolata da YouTube e beh, che dire, ci salutiamo come al solito. Seguiteci, so che siete sempre di più, siete sempre in tanti, a noi ci fa davvero piacere e per tutte le associazioni che ci seguono e ci inviano comunicati, ricordiamo, continuate a farlo alla mail info@capitanateisport.it, anche ovviamente per le nuove associazioni che vogliono darsi una bella promozione. Ricordiamo gratuita, ricordiamo ancora la mail info@capitanatainsport.it. Bene, partiamo con il video, un saluto a tutti. Dove la rappresentanza in politica di esponenti sanseveresi è praticamente nulla, perlomeno ci fregiamo e pregiamo di avere il presidente della FIS Regione Puglia, Sanseverese DOC, l'avvocato Matteo Starace. Buongiorno. Buongiorno. Matteo, quest'anno la decima edizione e riuscire ad organizzare un evento del genere per un anno lo possono fare tutti, ma insomma spegnere la decima candelina oltre alla tenacia ci vogliono capacità. Noi abbiamo comunque a San Severo recepito una importante tradizione organizzativa di eventi nazionali e internazionali che già avevamo nel Comitato Puglia. Il Club Scherma San Severo in effetti si sta confermando come eccellenza nell'organizzazione del vivaio della sciabola italiana. Complimenti al Club Scherma San Severo, ma anche a tutta la famiglia schermistica pugliese che sostiene sempre il movimento e che è sempre puntuale negli appuntamenti, torno a ripetere, non solo agonistici ma anche organizzativi. Avvocato Starace, vogliamo dare anche quest'anno un po' di numeri, direbbe qualcuno. Anche quest'anno oltre 400 iscrizioni, anche quest'anno da tutta Italia, anche quest'anno ricordiamo un volano per l'economia. Sono soddisfazioni, quanto lavoro c'è alle spalle. C'è tanto lavoro, ma in effetti abbiamo fatto tesoro di tutto quello che è il maturato, il capitalizzato in questo decennio, sicché ormai la macchina organizzativa è abbastanza rodata e collaudata e i frutti sono davanti agli occhi di tutti. In effetti la partecipazione è in un trend tendenzialmente in crescita, nonostante le due criticità di questo weekend, che sono l'appuntamento elettorale e un maltempo veramente significativo a partire dal nord. Infatti c'è qualche defaianza dal settentrione. Ecco, oggi è la prima giornata, ricordiamo il programma e l'appuntamento anche per domani. Sì, oggi ci sono le prime quattro gare ufficiali e poi ci sono due gare promozionali per i nostri piccoli degli anni 2008 e 2009. E domani riprende la giornata con le ultime quattro gare e quindi in totale ci saranno stati qui
oltre 450 atleti qui a San Severo, al Pala Castellana, Falcone e Borsellino.